No, l'atteggiamento deve essere quello di una squadra che ha lasciato a mezzo servizio la partita col Teramo. Dobbiamo sicuramente partire da subito col piglio giusto. Sappiamo che incontriamo una squadra di categoria e la categoria è fatta di determinati giocatori e credo che il Termoli la incarni perfettamente. Quindi di conseguenza dobbiamo essere bravi a cercare di commettere noi meno errori possibili perché gli errori che comunque si commettono poi quasi sempre si sono rivelati situazioni per gli avversari importanti. E poi essere bravi a, nelle situazioni che andiamo a creare, a concretizzarle, avere anche pazienza perché quando si gioca in casa si vuole fare tutto e subito e quello sarebbe estremamente un errore. L'atteggiamento, il piglio deve essere da subito importante, ma ci vuole pazienza, giocare, trovare le situazioni giuste per poi cercare di fare la partita propria. Cercherò di valutare bene le condizioni un po' di tutti. Oggi con la seduta finale abbiamo visto chi è più o meno affaticato, se ce ne sono, e quindi di conseguenza per questo mi riservo stasera o domani mattina di trovare quelli che sono i giocatori giusti per poter disputare una grande partita domani. Tutto lì. Io attenzione un po' tutti in questa fase qua, sto cercando sempre anche di valutare quello che sono ovviamente le condizioni generali del gruppo e poi nell'insieme del gruppo valutare il giocatore che dia più garanzie con determinate qualità. E al di là di questo, tornando alla prima domanda, che è quella di andare in vantaggio e poi riuscire a mantenere più in piedi il vantaggio. E dobbiamo cercare di essere più feroci ad andare a difendere questo vantaggio. Servalli, come tutti i giocatori di questa squadra, hanno la mia stima e la mia fiducia. No, quelle sono caratteristiche dei singoli giocatori, il fatto di venire dentro e comunque dipende dall'avversario che affrontiamo. Spesso proviamo situazioni di movimenti diversi da parte degli attaccanti, da parte delle mezzale che lavorano ovviamente in collaborazione con la catena, quindi di conseguenza domenica e mercoledì abbiamo lavorato su quello perché tra le linee ci poteva essere questa possibilità di far ricevere Ceccarelli e come ben detto magari più inserimenti sulla corsia opposta da parte dell'esterno opposto, in quel caso Touré. E noi stiamo lavorando sotto tutti i punti di vista. È ovvio che poi subentrerà dopo un paio di partite e già siamo molto vicini a quello che potrebbe essere la conoscenza assoluta dei compagni. C'è il compagno che preferisce e predilige ricevere la palla sui piedi, c'è il compagno che la predilige ricevere sullo spazio e quindi quello fa parte della conoscenza e dell'insieme di gruppo che man mano fa step per step nel conoscersi anche dentro la partita. Non Ma è manca, ma una mancanza di personalità quella notata mercoledì, perché una squadra che va a fermo il secondo invece se tempo. entravano da tutte le parti, mister, Ma chi a noi? entravano Il nella secondo rosa tempo non titolare. abbiamo subito un tiro in porta, manco un cross abbiamo subito. Il secondo tempo siamo stati perennemente nella metà campo avversaria. Il primo tempo abbiamo rischiato su due o tre traversoni e poi abbiamo sofferto le palle filtranti sulle punte che si staccavano, ma fuori dalla porta, lontano dalla porta. La mancanza di personalità l'avrei notata se fossimo stati sotto quello che erano le manovre della Fermana. Ma io il secondo tempo, a meno che non sto ricordando male, loro sono venuti fuori due volte nella metà campo avversaria e gli ultimi 20 minuti mai completamente. Quindi se dovessi fare un appunto sulla personalità, no, perché abbiamo Sini che è uno che piace giocare, Schiavino è uno e abbiamo giocato nella metà campo avversaria. Comunque giocavamo a fermo in una squadra che è ultima in classifica e non è facile. Sicuramente siamo venuti meno nell'incisività. Per quello che abbiamo prodotto potevamo fare molte più occasioni da gol che non sono arrivate. E lì andiamo poi nei dettagli perché magari non riesci a superare l'avversario, spazi chiusi, sicuramente l'atteggiamento degli Ma nel avversari. momento in cui l'hai fatto si è scivolato, cioè hai Due volte fatto abbiamo avuto la sì. possibilità di andare a battere a rete sia con Gibilterra che con Ceccarelli e la palla l'abbiamo cercata. Abbiamo avuto un traversone dove non ci siamo arrivati per un poco con Sini e sul secondo palo siamo arrivati fuori dalla porta. Diciamo che quello che è stato un po' la mole di gioco fatta al secondo tempo è stata buona e quindi là non denoto mancanza di personalità, anzi il piglio era quello giusto, anche a buona intensità.
abbiamo girato da destra a sinistra, poi è entrato Di Polantonio e ha trovato spazi e margini per poter giocare ancora più palloni. Siamo mancati meno nell'andare a produrre situazioni che ci portavano alla via del gol. Questo sì, ma non è una mancanza di personalità.